Carlo, mi pare che ormai... Ma che ormai? Ferma la mano e mettiti seduto, poi ti faccio vedere io di che cosa sono. Mi perdoni, signorina Domenica, lei ha telefonato al signor Cesani per affittare l'appartamento, è vero? Esatto. No, esatto, non poteva mica farlo. Io ho diritto di precedenza su questo appartamento. Ma perché? L'aveva già fissato lei? No, non l'avevo fissato, perché appunto la mia intenzione era quello di fissare. Mi dispiace, ma l'intenzione non conta. Ma come non conta? Io sono venuto prima di lei. Ma questo non significa nulla. Ma come non significa? Ho diritto di precedenza, glielo ho detto, signorina. L'appartamento spetta a me. L'appartamento spetta a chi lo fissa per prima. No, poi lei ha un modo di fare, prende, telefona, dispone, senza nemmeno avere il riguardo di chiedere chi c'era prima. Ma che cosa devo chiedere? C'è un appartamento in affitto, lo guardo, mi piace e lo fisso. No. Non ho bisogno di chiedere proprio niente a nessuno. No, è in errore, signorina, perché l'appartamento spetta a me. Le ho già detto che l'appartamento spetta a chi lo fissa per prima. No, signore, lei avrebbe dovuto aspettare io decidessi. Ma questa è bella. Fino a sto momento. Una vivenza rappresentativa che commuove profondamente. È vero o no? Sì, molto bene. Come no? Ma veda, Dunessa, soprattutto la vivenza rappresentativa è quella che commuove, ma molto, sa? Ecco, no, pure senza pianoforte suona. E basta, ferma, Mestre. No, sono contento che mi hai fatto ascoltare questa tua nuova composizione. Nuova, nuova. Non può dirsi nuova. No, hai detto che era nuova. No, no, no. Sono ormai 8 anni che ci lavoro e solo ora l'ho portata a compimento. Mi è costata una sofferenza. Ma sei sentita tutta la sofferenza. Ma è naturale, la gestazione dell'opera d'arte costa sempre molta sofferenza. Come no? Lui patisce quando crea. Sì. Patisce quando suona. Patisce sempre, nel caso.